Siamo alla macro categoria studi e boutique legali e professionali. La categoria è quella di diritto societario. Il premio è studio professionale dell'anno, diritto societario, consulenza. E leggiamo la motivazione. Per l'assistenza tempestiva e costante delle piccole e medie imprese, enti, associazioni e società. Per la vasta e pluriennale esperienza e per la consulenza sempre qualificata e puntuale. Il premio va a Studio Caprioli Rossini Segala. E effettivamente sul palco stanno arrivando loro, Stefano Caprioli, Michele Rossini e Chiara Segala. Eccoli qui, benvenuti. Grazie. Benvenuti, un po' più in là. Perfetto, ecco, questo è il palco che vi accoglie e quello è il premio che poi potete ritirare. Vi chiedo subito un commento a caldo per questo riconoscimento. Chi parte? Allora, parto io. Perfetto. Intanto, grazie, sono Rossini Michele. Parlo non come portavoce, ma perché anziano a questo punto, posso anche dirlo. Sono oltremodo grato per ricevere questo premio inaspettato e tra l'altro coincide con il nostro decennale della costituzione dello studio, per cui quale modo migliore per chiudere, diciamo, questa per chiudere il cerchio e in realtà per riaprirlo, perché si guarda oltre, appunto. Beh, si parla nella motivazione, visto, intanto complimenti per questo primo traguardo, il decennale. Grazie. Esperienza appunto pluriennale, vasta, la consulenza sempre puntuale e qualificata. Posso chiedervi cos'è accaduto in questo anno, cioè come avete dovuto evidentemente rimodulare tutti i vari rapporti con, l'abbiamo letto anche questo nella motivazione, piccole e medie imprese, enti, associazioni e società, quindi una platea veramente ampia e situazioni differenti. Sì, abbiamo dovuto sicuramente investire molto in termini di tempo e di risorse umane e anche tecnologiche per riuscire a rispondere con celerità alle richieste della nostra clientela e quindi abbiamo fatto un upgrade del nostro studio proprio per riuscire a soddisfare un po' le esigenze, anche quelle contingenti a questa pandemia, ovviamente. Certo. Ha richiesto sicuramente una presa di posizione, un'attività più, ancora più puntuale, proprio perché le esigenze, credo, però chiedo conferma a voi, si sono fatte più varie, no? Credo, proprio per quello che è accaduto. Più stringenti e addirittura, diciamo, abbiamo tentato di raggiungere i nostri obiettivi, ma con grande difficoltà dovuta anche alle difficoltà logistiche di spostamento di lavoro. Appunto. Smart working, assolutamente. E adesso lo sguardo al futuro com'è? Così almeno cerchiamo di, visto che abbiamo festeggiato insieme, stiamo festeggiando insieme questi 10 anni, insomma, da adesso in avanti, da domani in avanti? Sicuramente è una continua sfida per noi, perché occupandoci anche di fiscalità internazionale dobbiamo sicuramente fare passi avanti per avvicinarci in qualche modo di più, certo, alla clientela che ormai seguiamo da tempo. Certo, con tutto il processo innovativo, no, che è stato spinto ancora più velocemente da quest'anno. Sì, diciamo che il paradosso è stato che nonostante il lockdown l'azienda si è internazionalizzata maggiormente proprio nel momento in cui, globalizzata, nel momento in cui non poteva muoversi, quindi ha cercato di internazionalizzarsi stando a casa, ecco, diciamo così. Beh, insomma, è una view nuova e visto che si parla sempre di new normal, di nuova normalità, insomma, questo credo che possa essere uno spunto. E a questo punto, visto che entriamo in una nuova decade, l'anno prossimo per l'edizione delle Fonti Awards sarete ancora qui, se chiaramente verrà riconosciuta la vostra eccellenza, ve lo dico in modo, speriamo, chiaramente con un sorriso provocatorio. Cosa avete detto? Speriamo? Perfetto, speriamo. Allora, intanto vi rinnovo i complimenti, potete prendere il vostro premio, complimenti allo studio Caprioli Rossini Segala per il premio studio professionale dell'anno, diritto societario e consulenza. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.